Tra le squadre padovane che quest'anno hanno preso parte al campionato di B2 femminile c'è la Murialdina, denominata Amat Micromeccanica, autrice di un campionato assolutamente lodevole. La società, neopromossa in serie B2, è riuscita ad allestire un organico valido, facendolo rendere probabilmente al massimo delle sue possibilità. È una stagione che è andata molto bene, sicuramente all'inizio eravamo partite bene, con una bella grinta, una bella marcia, abbiamo raggiunto anche obiettivi, abbiamo raggiunto un terzo posto che non ci aspettavamo all'inizio, quindi ci ha dato grande soddisfazione. Abbiamo avuto qualche piccolo calo dopo, però io personalmente sono molto soddisfatta. Dicevamo che il rendimento della squadra è stato sicuramente elevato. Visto che il campionato non è ancora concluso, la società può già programmare la prossima stagione senza il patema di dover ancora rincorrere gli obiettivi stagionali. Ecco qual è stata l'arma vincente di questa formazione. La nostra forza è stata sempre l'unità e insomma è stato sempre il nostro punto di partenza e anche il nostro punto di arrivo, speriamo. La Murialdina ha completamente cambiato i propri palcoscenici da 4 anni a questa parte. È stato un cammino lungo e anche bello, perché sono stati anni veramente pieni di soddisfazioni, intervallati con qualche anno magari un po' meno. Comunque dobbiamo dire una cosa, Murialdina in questi ultimi 4-5 anni ha fatto una promozione quasi tutti gli anni, non dico sempre prima squadra, ma ad esempio quest'anno la seconda divisione ha conquistato la prima divisione proprio la settimana scorsa. Di conseguenza il cammino non è solo nella prima squadra, ma il cammino è su tutto un settore femminile del volley. E se i frutti vengono anche su altre squadre, questo vuol dire che comunque il lavoro è positivo. E di certo se ne è accorto il pubblico della continua ascesa della società. Quest'anno il Palarcella di Padova ha spesso registrato una grossa affluenza. Abbiamo mosso un po' di interesse e il pubblico ci ha dato quasi sempre un bel ritorno. Sono contento, spero che sia rinnovata la fiducia anche da parte del pubblico per l'anno prossimo. Ritornando alle atlete, nonostante la buona progressione in campionato, qualche difficoltà, ammettono, non è mancata. Non è stato così agevole in realtà, anche perché abbiamo avuto degli scontri abbastanza difficili contro le squadre di testa, ci sono stati dei bei derby, delle belle partite, non è stato così facile viverla da dentro, a dir la verità. E per il prossimo anno le novità potrebbero esserci, soprattutto a livello giovanile, con l'unione di società sotto il marchio Volley Project, che potrebbe aumentare. Novità a livello giovanile ci stiamo lavorando. Il nostro obiettivo già l'anno scorso con la nascita di Volley Project era quello di allestire una compagine nel territorio che potesse soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età. E Volley Project potrebbe anche aumentare di adesioni, non solo a livello di ragazze ma anche di società. Stiamo lavorando per quello e speriamo che la cosa abbia un frutto. Per quanto riguarda invece la serie B2, la politica dell'allenatore sembra essere molto chiara. Nessuno può dire che quest'anno col gruppo di giovani che abbiamo fatto non ho fatto qualche risultato positivo, perciò spero che se qualche giovane è ben interessata venga da noi. Noi lavoriamo su questa fascia d'età dai 18 ai 20 anni, 22 massimo. Questa è la mia idea.